spero. Cosa vogliamo parlare? L'autunno rimane incipiente, il Salone della Nautica di Genova, di cosa vogliamo parlare? Sempre, direttore, il messaggero, comprendo di fare un applauso, firma Carigi è andata bene, Carigi è andata bene. Osservatori. Per senso di responsabilità degli azionisti, che ringrazio, che hanno fatto una scelta dolorosa rinunciando a molti milioni di euro investiti in quella banca, ma credo abbiamo dato un grande gesto di responsabilità al territorio. Un buon lavoro dei commissari, ora la palla passa al nuovo azionista, CCB, che dovrà dimostrare di avere un piano industriale e soprattutto, come abbiamo chiesto con il sindaco Bucci, la volontà di mantenere un forte radicamento su quel territorio, la direzione su quel territorio e una struttura di credito utile al tessuto delle piccole e medie imprese lì. È un lavoro che comincia oggi, però è una buona giornata. Vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli. E il presidente dei deputati del Partito Democratico, Graziano Del Rio. Non lo so se ci sarà o non ci sarà, ma certamente il centrodestra più largo è, per quanto mi riguarda, meglio è. Ho lasciato in polemica Forza Italia contro la visione chiusa, settaria e un po' cambi di governo tra forze politiche che fino al giorno chiusa, prima settaria e poco coinvolgente in centrodestra, figuriamoci se io metto i paletti a centrodestra. L'importante è essere sicuri che tutti quelli che partecipano al centrodestra vogliono realmente farne parte, quindi una coalizione che abbia idee chiare su infrastrutture, sviluppo, crescita, politiche del lavoro, libertà, giustizia. Quando c'è un accordo su questo tutti sono benvenuti, anzi se un male ha avuto questo centrodestra è di aver avuto un polo moderato piuttosto chiuso ed autoreferenziale, quindi più si apre meglio. Renzi è un pericolo? Per chi? Proponiamo un concetto molto semplice: la sovranità appartiene al popolo, sono i cittadini che decidono chi governa, non le segreterie di partito, non le potenze straniere. Sì, credo che abbia già dato ampia prova di governo e i cittadini italiani hanno di che giudicare il suo operato, la sua storia, lo faranno quando si andrà a votare. Appare strano ai miei occhi in un paese in cui diciamo che la classe dirigente va rinnovata, recuperata dai territori, un partito che di fatto è poco più di un gruppo parlamentare, che non si presenta alle elezioni locali e che in qualche modo nella torre burnea di un governo che lo stesso Renzi ha contribuito a creare e decide le sorti di questo paese, mettendosi in discussione forse quando ci saranno le elezioni. Dopodiché il centro è molto pieno di partiti e molto vuoto di elettori, anche perché i partiti che ci sono stati fino adesso evidentemente non hanno dato le risposte che gli elettori si aspettavano, quindi io credo che la concorrenza al centro sia salutare se qualcuno di noi saprà finalmente, cosa che non riesce più a fare nessuno da molto tempo, riportare al centro tanti elettori che oggi esasperati, stanchi, frustrati si sono spostati altrove. Anche il suo però è un partito. Sicuramente siamo partiti ieri, siamo quasi neonati con ancora il pannolino addosso, ma abbiamo il coraggio di presentarci in Umbria alle prime elezioni a poco più di un mese dalla prima rocambolesca nascita, quindi perché? Al contrario degli altri siamo qua e i cittadini ci giudicheranno, non abbiamo velleità egemoniche, vogliamo portare il nostro contributo appunto a quel centro così evocato e così desueto di voti e speriamo che gli elettori ci premino su questo, come hanno premiato la nostra formula in Regione Liguria. E d'altra parte in Liguria, dove le cose sono state fatte bene, il centrodestra ha vinto tutto il possibile, non era facile. Spero che questo contributo lo dia anche il nostro partito, la parola ai nostri ospiti, per parlare al direttore.